Daniela Reo, presidente dell'Associazione Motore Metropolitano, ha appena terminato un incontro in una sala piena di cittadini. I loro appunti, le loro richieste, le loro esigenze, anche le loro angosce e difficoltà. Insomma, è stato un confronto piuttosto vivo. Abbiamo convocato questa riunione proprio alle porte dell'estate per fare un resoconto dell'attività lavorativa svolta quest'anno e per farci gli auguri di buone vacanze. Non è un segreto che io aderisco a Forza Italia da sempre, da 15 anni, e anche all'associazione Noi Repubblicani. In questa riunione abbiamo voluto darci degli obiettivi per il prossimo trimestre, dove sicuramente c'è il referendum per l'autonomia lombarda, e stendere anche un documento, almeno una bozza, di quali sono secondo noi le priorità che il governo e Forza Italia deve portare avanti, sia all'opposizione o, come mi auspico io, rivincendo le elezioni. Beh, è stato fatto un quadro anche per quanto riguarda la politica che va dal governo nazionale appunto alla regione Lombardia, governata dal centrodestra, e il comune di Milano invece governato dal centrosinistra con la guida di Beppe Sala. Molti sono stati gli appunti, le critiche nei confronti di questa amministrazione, a cominciare dalle politiche sulla sicurezza, l'immigrazione. Soprattutto, sì, esatto, soprattutto sono venuti fuori i problemi sulla sicurezza, sull'immigrazione, ma anche sul welfare. Adesso con questa emergenza dei migranti e della sicurezza ce ne dimentichiamo, ma le persone, i nostri cittadini milanesi che sono sulla soglia di povertà o sotto soglia sono sempre di più. I nuclei monoparentali di donne single o padri separati o anziani soli vanno per la maggiore e non c'è un adeguato sostegno. Mi sembra che questo comune, la Giunta Sala, se ne stia proprio scordando. Quindi sicuramente la sicurezza dell'anziano che attraversa la strada comunque e non vuole essere importunato. Hanno fatto un esempio che una mia amica, una cittadina, una conoscente nostra, gli hanno sputato addosso e ovviamente non si è ribellata, cosa doveva fare? Quindi partendo da questo contesto, sicurezza, immigrazione, ma anche il welfare.